Hello. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buongiorno, come sta facendo Rocco? Sta lavorando Rocco. Scusate. Scusate un attimo ragazzi, scusate. Fermo. Rocco, io sì, sono stato stupido perché ho messo un fazzolettino appoggiato lì. Lascia. E lui adora i pezzettini Lascia. Di carta. Lascia. Per fortuna Alberto l'ha beccata ragazzi, adesso ritorna Alberto. Cosa facciamo oggi? Di cosa parliamo oggi ragazzi? Io oggi rimango vestita e Alberto... Mi sono scaldato! Questa è la prova. Che questo... C'è un fiatone, a quello di dietro. Questo folletto non sta fermo un secondo, ma ormai sono arrivato. Sì. Io vivo a casa e ho congiunto il titolo, che fa casino. Vabbè, comunque c'è stata una piccola interruzione. Allora, dicevamo che oggi io sto vestita, stranamente, Barbara vestita e lui invece si spoglia. Mi spoglia leggermente. Quindi, come avevamo promesso qualche video fa, da oggi, una volta a settimana, visto che lui dovrebbe gareggiare tra qualche mese, ad agosto, vediamo intanto i suoi progressi, ecco. Quindi diventa interessante vedere un po' da oggi il percorso. Tutti chiamano road to mini wellness, road to vaffanbagno, noi lo chiamiamo road to masterpiece. Master. Il road to ragazzi avrà favorito. Vabbè, perché dai. Lo diciamo solo noi italiani il road to. Vabbè, comunque. Quindi adesso lui si spoglia e farò vedere cosa? Le semi rilassate, che adesso sono le quattro pose che si fanno prima di fare le pose obbligatorie, dove viene valutata ovviamente di solito la linea, le simmetrie e le proporzioni. Poi dopo ci sono le altre pose che serviranno per quello spiegheremo la prossima volta. Sì, ragazzi, parliamo di bodybuilding, cioè della categoria Open. No classic, no men physique, esatto. No pinco pallo. Categoria bodybuilding, cioè open. Le classiche pose, sia muscolari che semi rilassate, quelle che poi alla fine servono ai giudici per capire se... Sì, sono le prime pose che normalmente vengono fatte fare e servono già a capire un po' com'è la situazione, linea. La linea. Viene fuori la linea lì, puoi essere grosso quanto vuoi, ma ragazzi se non hai una simmetria e le proporzioni giuste, nelle semi rilassate va a casa. Esatto. Ok, quindi dopo puoi posare e tirare fuori tutti i muscoli che hai, ma se nelle semi rilassate fa fare... Già lì sono punti in meno. Cioè se hai la vita larga e le spalle strette, amore, salta fuori. Va bene, bando a tutte queste chiacchiere che non servono a niente, adesso facciamo spogliare il ragazzo. E la spieghiamo man mano. E lo spieghiamo man mano. E poi vediamo se è fuori. No, va bene, tenete presente che sono un over 60, sono un nonnino, tenetelo sempre presente. No, tenetelo molto presente perché questo nonnino è più in forma di gente che ha 20 anni di lui, quindi ragazzi datemi da fare. Vediamo. Non dico niente. Scusate, ma è Rocco, ma è morto. No, non lo vedo, ma passa. No, aspetta, aspetta. No, scusate. Sì, passa la fatica. Cioè, ha fatto praticamente tira su. Ha fatto 10 giri di questa sala a manetta che sembrava a India la Pagia addirittura, sembrava impazzito. Adesso esempio. Adesso vediamo. È nella zona dove ce dovrei posare. Però ce l'ho davanti come. E lui ti fa la segna posta. Eh sì, adesso però ti conviene prendere il telefono. Dai, adesso io faccio da regista e lui si spoglia nel frattempo. Siete pronti? Vai. Facciamo lo striptease in diretta. Facciamo lo striptease in diretta. Il suo, non mio. Eccoci qua, allora adesso mi spoglio, Vediamo. Prendo un attimo gli occhiali. Vorrebbe una musichina di sottofondo. Attenzione a Rocco gli occhiali. No, Rocco e gli occhiali. Rocco è sempre presente.
l'onnipresente Rocco che ormai è diventato più famoso di noi. C'è la gente che, ragazzi, mi fermano per strada e mi dicono: ma lui è Rocco? Ah, perché l'ho visto su YouTube, cioè. Vabbè. Allora, sono... oh, e finalmente. Allora. Nudo. Allora. Allora. La prima cosa è la rilassata, semi rilassata frontale, di fronte ai giudici, ok, piedi, massimo. Fai un passo indietro. Un passo indietro. Un altro. Scusate le scarpe. Sì. Perché io qui non posso più andare indietro. Massimo una distanza di 20 cm tra i due piedi, le punte leggermente extra ruotate, sì, contraggono le gambe non al 100% in modo da non tremare come delle foglie, però si cominciano a contrarre, ok? Sì, anche perché si chiamano semi rilassate, ma di rilassato. Sì, ma di rilassato c'è un piffero. Non retroversione del bacino, mi raccomando, ma antiversione, indietro bene, dopodiché siamo bene i dorsali, ok? Si devono cercare di aprire al massimo il petto alto e poi le braccia, ok? Leggermente piegate. Mi raccomando, non portatele troppo avanti e non troppo indietro. E neanche troppo alte, che di solito la gente. Bravo! Esatto, che è un errore che tanti dovete ragazzi. Dovete formare praticamente una X, la posa esatto, è questa. Esatto. E vedete che qua la simmetria, ragazzi, sì, salta fuori subito. Cioè, se il bacino largo, più largo della esatto. clavicola, è un problema. Non fate questo movimento, state con il sedere leggermente in antiversione. Okay. Questa è la prima cosa. Sorridete, sempre. Anche se state per vomitare, sorriso esatto, d'urban. Sorriso d'urban. Okay. Questa è la prima cosa. Quarter turn. Poi c'è la posa... laterale. Di lato. Allora... piedi uniti, si può spostare anche il piede leggermente avanti e leggermente indietro, però l'importante è che siano i talloni appoggiati a terra, gambe tese in modo da far vedere il femorale. Si fa una sorta di cavatappi, cioè si sposta il bacino verso il retropalco e invece il busto si fa una torsione verso i giudici. Allora, braccio leggermente piegato, tricipite contratto, addome leggermente contratto. Non fate questo movimento, non esagerate. Una cosa normalissima. E poi si guarda in avanti. Il gluteo non dovete coprirlo. Non coprirlo? Così. Ok. Allora, una cosa importante, scusate ma è fatto fuori. Dovete pensare di guardare i giudici vi guardano dal basso, sempre, per cui non dovete spostarvi troppo indietro, ma dovete puntare verso il giudice. Se siete ai lati, se il giudice è al centro, dovete guardare verso il giudice, sempre, ok? Scusate, prendo un po' di fiato. Adesso, rilassata, back, in schiena. Ci si posiziona come nella posa frontale, gambe, piedi a 45 gradi, si contrae femorale, gluteo e poi si apre, dorsali fuori, non buttate in avanti se non risuonate, vi dovete buttare leggermente indietro, non portate avanti troppo le spalle, se no vi si appiattisce la schiena, le portate avanti e poi le portate indietro, questo è il movimento, ok? Tirate i nudi, piegate le gambe, vedete bene. Poi, cosa abbiamo? L'altro lato. Altro lato, il lato che mi piace meno. Quarter turn. Allora, piedi uniti, gambe tese. Ti piace meno perché devi fare la rotazione del busto. La rotazione. Allora, vi raccomando, tipo cavatappi. Le ginocchia vanno verso il palco. Ruotate solo il busto in pratica, esatto. Le gambe restano dietro, sempre la stessa maniera. Il pugno dietro così non copri i gluteazzi. Ok. Sorriso, okay. Anche quando state per vomitare. Vabbè, ci sta.
c'ho il fiato. Quando si dice che il posing è un allenamento, la gente, quando si dice che il bodybuilding è una gara di bellezza, ragazzi, qui di bello c'è il fisico, ma per essere belli si fa una fatica della Madonna, perché per tenere le pose non c'è niente di soltanto estetico, è tutto molto fisico. Cioè, è un allenamento. Assolutamente. Sono contrazioni isometriche. Anche se sono semi rilassate, bisogna tenere tutti i muscoli contratti. Sì, non c'è niente di rilassato. Si dice così, ma perché non stai tirando i muscoli nelle pose classiche. Esatto. Perché sono tendenzialmente le quattro pose della linea. Ma di rilassato non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Perché se state rilassati, vi buttano giù dal palco dopo un secondo. Allora, altra cosa importante, mi raccomando, se la giuria è qua, voi dovete guardare sempre i giudici, sorridere, sorriso stampato, cercare di non contrarre esageratamente per non tremare come le foglie, e poi ovviamente cercare di non far vedere che fate tantissima fatica. Dovete essere belli e rilassati. Il sorriso è fatto apposta, no? Esatto. Beh, diciamo che tendenzialmente... Allora, il fattore del tremore, uno è l'emozione, perché molto spesso tanta gente si fa prendere da, oddio, dalla paura, no? E che lì tremi. E due, dalla poca abitudine a posare, a contrarre i muscoli. Certo. Perché se sei abituato a posare spesso... Infatti bisognerebbe cominciare spesso, molto prima a posare, addirittura 2 o 3 mesi prima. Tutti i giorni, mezz'oretta, ti metti davanti allo specchio e ti fai il tuo posing, ma tirando i muscoli. Tirandoli, non facendo finta. Vabbè, dai, adesso Alberto, facci, anche se non è la giornata del posing, così meno vediamo, fai la un doppio bicipite frontale e uno di schiena. Allora, lo faccio come dovrebbe essere. Allora, fai un passo indietro. Ma dipende dalle federazioni, e le federazioni ognuno... Tengono le gambe unite, quello che si può spostare, cioè dipende, io lo faccio come braccia. Allora, si comincia dai polpacci, gambe, e poi Allora io adesso vedo un Alberto di persona in un modo e lo guardo in video tutt'altra roba. L'altra cosa. Questa cosa è che sia chiara a tutti, ragazzi, anche quando guardate i video dei campioni. In video purtroppo non ci si rende mai conto di quanto uno è grosso, di quanto uno è in forma, delle separazioni. Io ripeto, adesso sono qua che ti sto filmando e non sei così come chi ti vedo nel video. Non lo so, sei molto meglio. Vabbè, fa niente, dai, facciamo un po' anche le luci, un po' tutto. Dopo bicipiti e basta, così la prossima volta li lasciamo. Dopo bicipiti frontale di schiena, giusto per farli. Dopo i bicipiti, frontali e di schiena. Ok, non sono più arrivato a usare. Vabbè. Mi sembra di morire. È giusto, devi morire. Devi porca morire. Giusto? Si dice porca miseria. Così ti tiri. Va bene, dai. Allora, beh, direi che insomma come inizio va bene. Come inizio va bene, poi successivamente magari troviamo anche le luci. Adesso settimana prossima cerchiamo magari un'altra. Perché per esempio se la fai attraverso lo specchio, prova a riprendere attraverso lo specchio. Guarda, guarda la diversità. Vieni un po' più avanti. Guardate le gambe soltanto. Vieni avanti. Avanti. Ora un po' più indietro. Io sento che copri la luce. Così. Guardate già le gambe, adesso io faccio un'inquadratura alle gambe di Alberto con la luce. Con la luce. Cosa che prima non si vedeva assolutamente. Vabbè, aspetta. Si è rivestito e mi spiace. E ragazzi, mi spiace per questo. Allora direi che quante settimane ti mancano ipoteticamente? Diciamo che è alla fine di agosto, per cui aprile, maggio, giugno, luglio, 5 mesi. Diciamo che di tempo. Diciamo che siamo ancora in bulk, si dice. Siamo ancora in bulk. In bulk. Sì. È un bulk pulito perché poi alla fine ci sono un po' di acqua. Mancano 5 mesi. Per cui direi. Io ieri ho visto un video, perché caro, ti becchi anche Jay Cutler.
Jay Cutler per la prima volta dopo il suo ritiro da Olimpia finalmente si è spogliato, e devo dire ragazzi, tosto la roba, e si è un po' solo lì a quella dietro, sempre un fenomeno, sempre un fenomeno. E anche lui ha detto, perché così anche io si è stimolato nel, insomma, migliorare settimanalmente e farà vedere i progressi da qui ad agosto. Ah. Non ha detto che farà il Master Olimpia, però ha detto da qui ad agosto che saprà. Ed è bello. Perché si deve mettere in forma per agosto. Vabbè, allora la prossima volta andiamo in un posto dove ci sono le luci migliori. E quindi attenzione a Jay Cutler e molto probabilmente anche di Priest, che c'ha ancora le braccia. Sì, ragazzi, sono tosti. Abbiamo visto solo le braccia, ma si presuppone che anche il resto sia così. Il resto uguale. Va bene ragazzi, spero che anche questo format vi possa interessare, interesserà ovviamente a chi è del settore, però insomma, io adesso mi porto qui il nostro piccolino perché è stanco morto, ho messo qui da un po' di tempo, non ce la fa più. E ragazzi, continuate a iscrivervi al nostro canale, cliccate la campanellina, mettete tantissimi like e commentate la condizione, commentate il nonno, commentate il nonno. Ragazzi, ciao ciao ciao, ragazzi, io vado a dormire perché sono stanco. Ciao ciao ciao.